Allora, com'è la mia pettinatura? Posso, sono presentabile al vlog di City Adapting oggi? Sì, anzi, aspetta, guarda, una piccola imperfezione. Oh mio Dio! Quanto sei figo! Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovissimo video dei City Adapting. Io sono Luis, insieme al mio fedele e umilissimo compagno Omar. Niente bacini perché Covid. Devo solo fare questo cazzo sbarra che è molto semplice ma è un po' vicino ad abituare mentalmente. In pratica il signor Venezia ha deciso di mettere un materasso per approcciarsi al suo movimento. Teoricamente qualcuno potrebbe lamentarsi del fatto, ma vabbè, sta andando diciamo alla grande per il momento. Yeah, adesso l'ha sbloccato. Siamo arrivati in palestra già riscaldati, cioè beh, perlomeno Luis, perché io ancora sono in fase ricostrugenerativa del mio ginocchio. E oggi il protagonista sarà lui insieme al mio intrattenimento. Devo essere sincero, io questo vlog non volevo neanche fare, cioè noi l'abbiamo fatto perché dovevamo fare un video a settimana, è un po' difficile, capito? E quindi ho detto boh, facciamolo, ma non c'ho voglia. Cosa ne pensate di questo movimento, ragazzi? È tipo un... fammi vedere quello in avanti. Allora, quello in avanti. Questo è quello in avanti, non so come si chiama questo movimento. Noi stiamo provando a farlo all'indietro. Staccalo, ti prego. Dopo lo rimettiamo, andiamo sì. A chiedere lo scotch. Ragazzi, mi dispiace, cioè, no, questo non è vandalismo, giuro, è dopo... Guarda, lo attacco, mi sento che lo attacco qua. Esatto, guarda come siamo bravi ragazzi. Scusateci Eden se per caso questo gesto vi abbia turbato. Però cos'è che hai trovato Luis? Non ci credo. Non ci credo, cos'è quel... No, cos'è Luis? Esplicaci i tuoi segreti. È magnesio liquido. Yeah. È tipo soluzione alcolica al magnesio e pian piano. Oh, this is magic. Questo è il futuro, ragazzi. Magic. Oltre che la moda che tutti fanno. Questa è chimica, così non va. Wow. Sì. Sì. Ce l'ha fatta, raga, ce l'ha molto fatta. Soddisfatto del mio percorso. Ci ha messo più tempo di quel che mi aspettavo, ma va bene, almeno ero sicuro che veniva fuori pulito. Poi mi sono strappato, ragazzi, quindi per adesso mi farò qualcosa sull'air track, dai. Fai dar bene le mani. Sì, qua si è strappato, qua mi sono aperto e qua era molto vicino, come vedete si è aperto lì. C'è la vescichetta. Ma non si è strappato. La vescichina. Ragazzi, cioè Luis non si applica mai. Io gli dico, Luis ti devi impegnare. Vai Luis, fai qualcosa della tua vita. Yo, così. Ragazzi, quando non posso allenarmi e magari ho male alle gambe, io devo tutto ai roll che mi portano sempre un sorriso nella mia vita. Quindi grazie roll. Dammi un saluto, come si deve. Omar, ti faccio vedere un trick assurdo. Vai, preparati. Ma cos'è? Queste erano due cosine un po' così, ma visto che tanto siamo qua, vi mettiamo pure
qualche clip dei giorni passati qua, che non avevamo voglia di vloggare, volevamo fare più allenamento personale. Niente, godetevi le clip anche dei giorni scorsi, sempre qui all'Eden, che è una gran bellissima palestra, ragazzi. Vi consiglio di passarci, ne vale la pena, davvero figo. Yeah, visto che ne vale la pena, Luis diventa così magicamente bravo da un momento all'altro. Dash to Kong ufficialmente esiste. Tra, era quello. Sì, sai cosa ti manca adesso? Solo togliere senza appoggiare i piedi. Senza appoggiare i piedi. Subito. Vedere questi due tipi di movimenti è molto difficile. Devi controllare un sacco il movimento del dash to roll, dash bomb, come si vuole chiamare. E in pratica ti devi girare subito, poi distendere in aria prima di fare il Kong, perché così il Kong viene bene. Okay. E questa è la difficoltà di questo movimento. E adesso c'è la lezione di stretching, abbiamo una professoressa molto esigente. Esatto. Siamo tinchi, dice. Spingendo con l'indirizzo verso la schiena, eseguiamo.